Ma dai Armando, ma hai letto che articoli escono? Cioè, io pensavo di finire sui giornali per quello che faccio in campo, no? Per sta roba. Beh, è vero, in discoteca ci sono andato io, sì. A parte che a quella festa c'eravamo io, Nangolan, Meccariello e altra gente, però vabbè. Si esce, si scherza, si conosce un po' di gente, comunque oh, ma la sera che devo fare? Ho sfaciolato, però, cioè, no Balotelli, io. Ma no Balotelli di che? Sto a fare un gol a partita. Prego Armando, fai qualcosa, cioè veramente aiutami. Quindi tu hai in mente qualcosina per ripulirmi l'immagine? Dovremmo fare un qualcosa che mi fa passare proprio per quello che so, perché dai, sì, sono andato in discoteca, ma poi a me mi fa pure schifo la discoteca. Dovremmo fare in modo che i media e tutti gli altri cambiassero idea, tipo cancellargli la memoria. Come possiamo fare? Armando, mi piace quando sei intraprendente, quindi ci pensi tu? Salve a tutti ragazzi e bentornati a Showshow Mister Spettacolo è tornato e questa è la carriera giocatore, e chi non lascia mi piace adesso non farà mai serata con Nainggolan. Beh, noi abbiamo risentito di una serata un po' brava insieme ai nostri compagni di squadra, ma neanche troppo, perché magicamente siamo primi in classifica. Il nostro mister sta facendo il devasto, ma soprattutto guarda qua, Enrico Alfonso è uno dei migliori portieri della Serie B. Mi viene da ridere ragazzi, perché nella realtà purtroppo gli amici Spallini si trovano ultimi in classifica. Però insomma ragazzi, è Holly e Benji. Ci abbiamo Benji e ci abbiamo Holly. Noi siamo Oliver Hutton, siamo super titolari, nonostante si dice che il comportamento del nostro spettacolo sia un po' chiacchierato, non solo dalle parti di Ferrara, sta arrivando anche alle orecchie di chi sta un po' più in alto. Quindi chi potrebbe cominciare a fare delle convocazioni e non tenere conto di un giocatore che ha la reputazione del bad boy. Perciò, come avete sentito all'inizio della puntata, con Armando stiamo cominciando a pensare che cosa fare. Innanzitutto io mi farei un taglio un po' più sobrio di capelli in attesa che ricrescano, ma soprattutto dobbiamo cercare un po' di limitare quel comportamento. Ci sta, siamo giovani, comunque abbiamo risposto presente, 15 gol in 16 partite, siamo capocannonieri della Serie B. Mi sembra tutto troppo facile, però è pur vero ragazzi che in questo momento sono un giocatore 77 d'overall. Vedete? Un giocatore molto forte, giocatore più forte della squadra. Ne ci vuole tanto, voglio dire. Ma guardate questo, ci sono due numeri 14 in questa squadra. Franco Zuculini, che l'altra volta aveva rubato la fascia capitana a Nainggolan, ci ha rubato pure il numero. Secondo me ci dobbiamo un po' scrollare di dosso questa immagine da bad boy. E come faremo? Lo faremo con il lavoro ragazzi, nel percorso, piano piano. Innanzitutto sapete che succede? Stiamo guadagnando? Investiamoli questi soldi. Perciò noi andiamo alle attività e guardate un attimo. Innanzitutto assumerei un social media producer in modo tale che ci rende più attivi, ci lega con i tifosi, cioè riprendiamo il contatto tra noi e i tifosi. Quindi io spendo 45.000 pippi e prendo sto tizio che ci dovrebbe dare una mano, che poi ovviamente ragazzi sarà Armando, pure se non sa mandare messaggi. Però non voglio comunque rinunciare al mio essere un po' un dandy, al mio essere un po' un trombordo fam. Perciò ragazzi, quando ci sarà modo e maniera per essere un po' lussuriosi, perché no, qui potremmo prendere addirittura lo stilista personale, Jean-Claude potrebbe tornare. Torniamo dal parrucchiere e andiamoci a ritagliare i capelli, tanto ormai sono cresciuti ragazzi. Torniamo il Mister Spettacolo originale, che comunque a me piace. Ci sarà tempo per altri look, tranquilli ragazzi. Ho letto i vostri commenti, mi sta piacendo tantissimo questa serie. A proposito, spero che voi apprezziate il fatto che sto cercando di fare un qualcosa di un po' diverso, già a partire dalle copertine piuttosto che, ecco, questa cosa qui. Il potenziale c'è tantissimo. E poi leggendo i vostri commenti mi stai dando un sacco di idee fighissime, quindi continuate. Se avete delle idee, insomma, dei possibili bivi che può prendere la carriera di Mister Spettacolo, fatemelo sapere. Forte di questo, io andrei a giocare la prossima partita. Abbiamo su Tirol e Palermo, ma soprattutto l'Ascoli in Coppa Italia. L'Ascoli piacciono. Allora ragazzi, però attenzione, guardate, leggi un libro di una leggenda del club. Praticamente dovrei leggere la mia biografia, ma non ho fatto le scuole. Mi fa stranissimo tornare a Renzo Barbera da avversario, ma questo è un universo parallelo, questo è un multiverso di cui sappiamo veramente poco. Perciò lo affrontiamo così, cioè la storia di Mister Spettacolo innestato in un universo che non ci appartiene. Insomma, eccoci qua, Mister Spettacolo che sta guidando la SPAL a un'incredibile cavalcata. Dobbiamo però riconoscere che, attenzione, guardate che SPAL in attacco è 3 contro 2, c'è quel Moncini come un Black Mamba, e soprattutto Mister Spettacolo che corre. Che corre, mo ve lo dico, ce l'ha sul sinistro, si ferma. Verso Moncini, no. Nainggolan, se non me la dai bene. No, che mi piglia Celli.
Vabbè ragazzi, si deve parlare prima della partita e non dopo. Murgia, guarda qua come ha verticalizzato Murgia. Ma che musica, maestro. Nicola! Piglia Celli ancora, via pure questa, piglia. Punizioni per il Palermo, stiamo sotto. Cazzuola di mio nonno. Quando c'è l'occasione devi segnare. No ragazzi, questo per parlare, vi volevo raccontare del Palermo. Scimo. Vai mister. No! No! 2-0! Vabbè, ma dai, ma questa è una scammata clamorosa. Se ne risente, mister spettacolo, che forse gli viene anche un po' addossata la natura di questa sconfitta. Non è stato molto efficace. Partitaccia. Vabbè, ma la prima è De Polletti, si sa. Migliacelli l'ha prese tutte, ma chi è poi Tosin? 9,6. Allora, fermi ragazzi. Ci abbiamo però un'occasione per redimerci, vi ricordo. Ci abbiamo i fari puntati. Pensano che siamo il nuovo Balotelli, il nuovo Zaniolo. Se cazzo, Zaniolo gli piacerebbe, fai qualche faccio. Hai capito? Un po' di teste bagate. Respingi le critiche, sottolinei che si è trattato di un caso isolato e ricordi a tutti quanto hai fatto bene nelle scorse partite. Forse spettacolo avrebbe fatto questo, però ci stiamo ripulendo l'immagine. Ringrazio tutti per il sostegno oppure ti impegni a migliorarli. Io farei questa, ragazzi. Adesso non si parla più, facciamo capire al mister che ci siamo. Vabbè, però ragazzi, a noi non ci interessa vincere la Serie B. Noi dobbiamo solo... Olanda ha vinto il pallone d'oro. Vabbè, però io ho vinto il premio per miglior giocatore del mese, quindi ma contento. Un giorno lo vinceremo anche noi. Bisogna subito invertire la rotta e lo facciamo dall'altra parte dell'Italia. Dopo la sconfitta con il Palermo, oggi siamo qui contro il City Hall, pronti a riprendere il nostro cammino. Oh, Zuculini mi ha rubato il numero, mi ha rubato pure la fascia di capitano a Nainggolan, eccolo qui, che ha il contratto in scadenza, così come Dickman, il vero capitano di questa squadra. Eccolo qui, mister spettacolo, che sembrerebbe aver iniziato un percorso di redenzione, una rehab sociale, per dimostrare che in realtà quelli che avete visto, che avete esperienziato, non sono altro che quei errori, fantasie di un giovane di belle speranze. La SPAL vuole ripartire da qui e vuole ripartire dal suo mister. Infatti, oddio, guarda che bucazzo in testa, ragazzi, ma quanto è realistico sto gioco. Si stringe intorno anche il Südtirol. Questa è una partita importante perché viene prima della Coppa Italia. Guarda Nainggolan, sto solo in mezzo alla... Guarda, devo fare una rovega, fammi fare la rovega, Nainggolan. Non ho fatto la rovega, ma ho fatto il gol più semplice della storia del calcio. Mister Spettacolo dice: allora, ci vedete? A proposito, ho letto un sacco di suggerimenti per quanto riguarda il possibile soprannome del mister. Ancora non sono del tutto convinto, quindi aspettiamo un attimo. È il 16esimo gol in 18 partite, dammela va. Che te la sbatacchio dentro, mazza. Me l'hai data! Mancini! Aspetta, il mister la prende. No, era uscita. Calcio d'angolo per la spalla, è il secondo tempo. Raga, è entrato Carretta. E chi è Carretta mo? Ah no, è il suo forse Carretta. No! Ragazzi, sto gioco è tutto stupido. Guardate adesso che rientro. C'è spettacolo con lo simbolo del Südtirol e Carretta col simbolo della spalla. Guardate. Oh, ho fatto pure una bella rovega. Vero? Vai! Maestro Gibbs! Maestro Gibbs! Segna con una fucilata e finisce la partita. Manco ce l'hanno fatta rivedere. 2-0. Spettacolo maestro. Velocissimo, raga. Che bello quando è così, vinci veloce. Se la ridono un po' tutti. Sicuramente spettacolo sta riprendendo la sua via. Ancora qualche dubbio sulla sua professionalità. Attenzione, ragazzi. Siamo di nuovo i giocatori del mese. Quindi di nuovo direi che possiamo andare... Chiede al tuo procuratore di... No. È merito della squadra. Ci stiamo pulendo la nostra immagine. È merito della squadra, è merito della squadra. Credo di essere a livello di personalità un po' cambiato, ragazzi. Da sto punto di vista penso di sì, vediamo un po'. Vedete, la nostra personalità, siamo degli individualisti, sì, perché ci alleniamo su quello, però stiamo diventando anche dei generosi, eh. E insieme a voi andiamo a sbloccare le 5 stelle per il piede debole. Così almeno non avremo più problemi, tiro destro, sinistro, non ci stanno problemi. Poi, che io nella realtà ho due destri, è un altro discorso. Mentre a livello di attributi, guardate, dobbiamo fare qualcosa sicuramente per il passaggio, che è un attaccante. Serve no, però 5 di debole, 3 skill, dovremmo fare qualcosina. Livello di intensità, beh, non conta niente perché lo muoviamo noi. Veloce il giusto, tiriamo giusto, dribbliamo, abbiamo il fisico e siamo dei 77. Però ragazzi, adesso ci andiamo a ripulire del tutto. Iscriviti a un corso di PR, assicurati che la gente parli bene di te. Se non puoi batterli, comprateli. Vai, punto individualista, insieme a Armando metteremo in atto una strategia che farà cambiare idea alle persone. Quindi adesso, in teoria, aspettiamo
speriamo che Mr. Spettacolo si sia ripulito della sua fama da bad boy. E chissà, ragazzi, questo possa avvicinare pure qualche brand, no? Addirittura, sai che te dico? Sì, mi vado a fare pure un bel personal trainer, va. Faccio vedere pure di essere uno che ci tiene al fisico, uno super professionale che si allena anche fuori dagli orari della palestra. Coppa Italia, freccia rossa, Ascoli Piceno contro la Spalla. Non questa, non quest'altra, ma quella che porta sopra Mister Spettacolo. L'obiettivo è sempre quello, fare tre passaggi. Assolutamente sì, eseguiti retti in porta, ma pure quattro. Abbiamo l'occasione di andare in fondo a una competizione che ci può mettere in mostra. È vero che ormai la Coppa Italia non se la caga nessuno. Avete sentito della riforma per la Supercoppa Italiana, che vedrà protagoniste le due finaliste della Coppa Italia e le, mi pare, prime due arrivate in campionato? Boh, insomma, vabbè, macello. Ovviamente, ragazzi, si gioca in Arabia Saudita solo per soldi, fa vomitare la Coppa Italia, perché è un torneo che non ha senso, veramente fa schifo. Fa schifo perché lo gestiscono male. Sarebbe bello farlo tipo modello inglese o il modello spagnolo o il modello francese, cioè ovvero sorteggio chi becchi becchi. Invece no, che fanno in Italia? Si costruisce tutto per la televisione. Infatti alla fin fine, ragazzi, arrivano in fondo sempre le migliori, ma non quest'anno a quanto pare. Però questo è un altro discorso. Collo Golo, ma chi è sta gente, ragazzi? Falserano, con cui ci ho giocato contro, il tipo dalle mie parti. Noi ci abbiamo Alfonso da Sousa. No, quello era un altro Alfonso. Sempre difesa 5 ermetica. Mara Venier scala sotto. Perché Mara Venier scala sotto? Spettacolo La Mantia. Non so se perché è Coppa Italia. Oggi c'è un altro partner d'attacco, ma alla fine lo Spettacolo è sempre il numero 14, quello vero della Spal. Sembrerebbe aver messo la testa a posto. A Ferrara non lo si vede più all'interno delle discoteche, ma lo si trova spesso in palestra a fare carichi con un personal trainer. Quindi insomma, tutto molto bello, tutto bene ciò che finisce bene. C'è lì, c'è gli Aghia, tutte le feste si porta via. Ecco lo Spettacolo, parte in progressione. Spettacolo! Oddio, non volevo tirare, ragazzi. Volevo tirare, però. Oh, Rovega! Spettacoloso! Spettacolo! Numeri d'alta scuola, grande giocata! La Mantia! Non ci crede neanche lui! La Mantide di Ferrara! E comunque, Spettacolo balla. Come me ne sono andato qui, ragazzi? Manda il 5 al baretto. Poi qui è un cioccolatino che la Mantia la deve solo spingere dentro. Non ha segnato, ma il giocatore del mese della Serie B per il secondo mese consecutivo, insomma, illumina il calcio. Il calcio. Oh, wow, gliela ruba pure, eh. Spettacolo che sta attirando le attenzioni di diverse squadre. Di diverse squadre del continente, sia in Italia che in Europa tutta. Scopriremo insomma quale sarà il suo futuro, perché ha un contratto con la Lazio che vuole assolutamente onorare, essendo la sua squadra preferita. Bella Mantia. Vedremo, ragazzi, dove ci porta il cuore, eh. Capiremo se ci sarà spazio, perché la Lazio ha un grande attaccante quale Ciro Immobile lì davanti. Quindi insomma, gli spazi potrebbero essere chiusi per il giovane Spettacolo. Falserano, Alfonso. Brazzo Crew. Ah no, non l'ha presa Alfonso. Guarda che fa, se fa tutti i tuffi plastici per le copertine. Guardalo là, Spettacolo come vola. Devo potenziarmi il fisico, perché poi divento un polentone lently. È su next gen, funziona, eh? Ah, me le sto facendo dare tutte, perché ragazzi, ormai di testa. Ecco, sì. Le prendo tutte io. Ma guarda questo, guarda questo. No! Dovevi tirare! Io ho fatto il mio. Ragazzi, non sto strusciando un pallone. Cioè, non mi arriva una palla. Eccoci. No, Dick. Bravo, Dick! Dick Van Dick. Porca bestia! Ho fatto partire una staffilata, una siusta. Murgia ancora. Per Nainggolan. Maestro! Vabbè, stregata. Vabbè, noi stiamo facendo il nostro, ragazzi. L'importante è passare. Ormai abbiamo la squadra over tutto. Per accontentare il mister devo fare due tiri e almeno un gol. Ma sai che... Bravo, stavo per... Ehi! Oh, signore! Ma come non fischi? Loro, ragazzi, stanno attaccando senza ridegno e pudore, eh. Lì potremmo fare un contropiede da morte di quelli giusti. No, Brazzao. Brazza Crew! Bravo, Alfonso. Qui viene ammonito lui, non lo so. Un killer, eh. Oh, è la nostra occasione. Piano piano. Tagliala piano piano. Ricade in determinati atteggiamenti. Spettacolo. Però questo è un po' per fare marameo a tutti quelli che l'hanno criticato fino adesso. Però non è certo un'esultanza a prendere in giro la tifoseria avversaria, quanto più ai criticoni, ai ben pensanti, ai buonisti. Qua bella staffilata, proprio raso terra. Massimo Otto dice: ho fatto bene. Hai fatto bene, Massimo Otto. Se no devi andare a comprare Gorca. Può essere che vinci. Un gol in due partite, però è stato decisivo col Parma, ricordiamo. Ragazzi,
Guarda, guarda, oh, com'è rientrato, com'è rientrato. Che giocatore, raga. Il giocatore che dà tutto in attacco e in difesa. Vai, Dick, Dick, Van Dick. Mandami Dick. Sì, sì, come prima. Più di prima. Tamerò! 0-3. Ho scoperto che il trucco per fare sti gol è tirare proprio una cacatina di piccione. Tu gliela appoggi e sul piede fuori. A parte, vabbè, c'ho il boost per il tiro potente dentro l'area, quindi cioè, gli tiro comunque delle saracche. Eccolo, spettacoloso. Esce spettacolo. Dopo aver dato tutto dentro Rauti. Che so, i Rauti, quelli che tiri a Capodanno. Partita sontuosa. E si sta avvicinando il Natale e noi abbiamo l'occasione di fare un qualcosina, no? Potremmo fare un'asta di beneficenza, quindi offrire più di tutti per cimeli sportivi. Andare a comprare un qualcosa che poi ritorna alla comunità. Comprare dei regali di Natale, quindi decidi di trascorrere il tuo tempo libero a acquistare per familiari e amici. Non mi piace tantissimo, devo dire, ragazzi. Preferisco fare qualcosa di beneficenza. Altrimenti organizzare noi un evento di beneficenza. Una scuola nei pressi dello stadio sta raccogliendo fondi per i gruppi sportivi. Parteciperemo come ospiti per premiare i bambini. Nella nostra rincorsa alla redenzione questa sarebbe buona, ma non abbiamo i soldi. Quindi sapete che cosa possiamo fare? Giocarci la prossima partita e fare l'evento di Natale. Come sta andando il Beneve? Oh ragazzi, è uno contro uno. Camil Glick contro Mister Spettacolo. No, io la do a Moncini. Moncini, Moncini, Moncini. Monciamo Moncini. Ok, sfonda la porta al 45esimo. Moncini che va a esultare come un pazzo. Moncini, ho messo in porta. Spalle in contropiede, vediamo un po'. Oddio, c'è sta quel Moncini lì tutto solo. Dai, sbrigati, Murgia! Ma sei una scatarrata. Ok, palla a noi, ragazzi. Se questo non è gol, mi raso a zero, eh. No, veramente, sì. No. Ma non hanno fatto un tiro. Vabbè, ragazzi, a volte è il calcio, Beppe. Noi comunque stiamo lì. 5 punti dalla terza. Va bene così. Scarsi risultati per l'allenatore. Il tecnico ora è sotto pressione. Siamo secondi. Lascia intendere che la squadra ce la sta mettendo tutta, ma non riesce a capire le tattiche dell'allenatore. Cioè, dobbiamo fare gli snitch. Stai col mister. Dichiari che la squadra crede nel lavoro dell'allenatore. Fissi un appuntamento col mister per dirgli che saresti disposto ad allenarti di più e migliorare i risultati. Oddo è un uomo d'onore. Non ci ha messo sul patibolo quando tutti parlavano male di noi. Stiamo col mister. Io sto con te, mister. Poi perché a Natale si è tutti più buoni. Perciò, ragazzi, io sapete che farei? Me ne andrei all'evento di beneficenza, quello per i bambini. Perché sì, ragazzi, è tanto bello. Spendiamo sì 50.000 bombe, però quanto è bello poter far felici i bambini, soprattutto a Natale. Voi non vi frega niente perché non siete papà, ma quando diventerete papà, me capirete. Adoro il Natale, ha messo spettacolo. È stato divertente e sono contento di non essermi dovuto vestire da Babbo Natale. Vabbè, ma non ti preoccupare che mogli li portiamo noi doni. Ci abbiamo la Ternana, ragazzi. Occasione per la Ternana, proietti. Ma io che posso fare qua in questo caso, ragazzi? Che posso fare io? Manco se mi impegno. Ora sti due, va. Manco se mi impegno posso andare a aiutare la squadra. Dove sta il mio Racha? Bravo Racha. Ma ha rubato il gol pure stavolta. La mantia. Oh, comunque, la mantia è il lamantino di Ferrara, eh. Minchia, oh, un corvo assassino. Allora, Nainggolan, qua tu sai già quello che devi fare. Mettimela, va. Come a tedesca. Come a tedesca. E so a chi. Ma che so, CR7 di Ferrara. Il CR7 della Tiburtina. Spalla, e ancora. Capuano contro spettacolo. Corri, mister spettacolo, corri! Corri che te lo bruci! No, resiste! Col fisico! E quello è fallo! È fallo, albero! E finisce così. 0-2. Spettacolo della mantia. Anche se forse era un po' più spettacolo spettacolo. Va bene così. Ho notato che se faccio questa cosa di giocarmi solo io, i momenti clou, mi dà più o meno sempre questa rosa di obiettivi. E io non faccio i passaggi perché sto spesso dentro la porta. Come faccio a fare i passaggi? Guarda che rovega che gli ho fatto, ragazzi, eh. Allora, ragazzi, guardate. Siamo arrivati alla fine dell'anno. Armando, amico mio. Veramente, guarda, ha funzionato. Ha funzionato. È vero che... Oh, io sto... Comunque mi sto impegnando, eh. Cioè, io sto seguendo alla lettera tutto quello che mi hai detto. E effettivamente è cambiato un po' la percezione che hanno le persone di me. E poi soprattutto esce un po' più il bravo ragazzo che me. Cioè, a me comunque da andare in discoteca manco mi piace, te l'ho già detto, no? Armandino, Armandino, ma io ti voglio bene, ma... Cioè, quindi... Quindi, visto che... Quindi, grazie alla tua strategia, siamo riusciti ad avere... Due. Ci abbiamo due offerte. Meno male, io stavo andando con gli scarponi della guerra a giocare Adidas e Nike.
Questa è tosta, Armà, perché è la decisione più difficile della vita. È tipo Messi Ronaldo, eh. Un contratto di 6 mesi con una delle due. Poi ci... Ma quindi non cambia niente. Armando mio, prendo la penna. Ci ho pensato. La mia scelta ti stupirà. Ma quindi mi regalano tutte le cose? Sei il numero uno! Sta per iniziare il calciomercato, non ci interessa particolarmente. Resteremo alla SPAL se tutto va bene, a meno che non ci arriveranno delle offerte clamorose, ma non credo. Abbiamo il Benevento di nuovo in Coppa e poi subito lo scontro diretto con il Parma. Come avrete sentito, tutto questo lavoro di bonifica dell'immagine pubblica di Mister Spettacolo ha fruttato e ci sono arrivate ben 2 offerte di sponsor tecnico. Le più ricche sono quelle della Nike o Nike e dell'Adidas. Quindi questo significa, ragazzi, che possiamo firmare finalmente il nostro primo accordo di sponsorship, che è tanta roba, materiale tecnico, quindi possiamo andare a cambiare i nostri scarpini. Vediamo un po' che cosa ci offre il gioco. Ti devo dire, ragazzi, ti devo dire. Allora, che ci abbiamo dell'Adidas? Ti devo dire, Adidas un po' orribili, eh. Sempre gli stessi, bene o male. Questi, ragazzi, vecchie maniere, vecchio stile. No, non mi piace. Oddio, questi non si chiamavano i Copa Mundial. Che roba, ragazzi, che belli. Anche se ce ne stanno questi Predator che, vi giuro, quando giocavo io c'erano quelli originali fatti così, la prima linea, ma avevano la linguetta rossa. Quelli erano quelli ufficiali, quelli che utilizzava Zidane. Tantissima roba. Però non è che mi fanno impazzire, eh? Cioè, non ce lo vedrei bene Spettacolo. Questo è un po' più da centrocampista. Che ci abbiamo? Che ci offre? Forse un po' più questi perché siamo veloci. Più che altro quelli che hanno messo nel gioco i colori. Secondo me ci abbiamo molta più scelta per quanto riguarda la Nike. Questi erano i Tempo. Sono pure quelli, vabbè, vecchie maniere. Oddio, i Total 90, i Mercurial Vapor di Ronaldo. Guarda che roba. Visto che è un contratto a 6 mesi, quindi entro la fine del campionato ridiscuteremo tutto. Io a sto punto prenderei Nike. Prenderei Nike e poi ci pensiamo. Più che altro perché mi sa, così stiamo pure in pandanno con questi celesti. Che dite? Celesti oppure... Però questi non sono male, eh. Tra l'altro, sapete, ragazzi, io avevo proprio questi scarpini quando giocavo. Però erano bianchi e rossi, quelli che aveva Henry ai tempi d'oro. Ragazzi, Henry era qualcosa. Vabbè, ragazzi, dai, io prenderei questi qui. Si sposano bene con la nostra divisa. Vai! Siamo tutti più ricchi, siamo tutti più fashion, ma saremo anche più forti. Questo ce lo dirà il campo. Noi andiamo a mettere intanto un paio di punticini qua e là. E chissà se possiamo diventare addirittura 79. A 79 possiamo chiedere... Ah no, 5 punti. Oddio, ragazzi, ma se mi prendessi sto 5 punti bomber? Madò, bello, aspetto allora. Nuovo anno, nuova partita. SPAL Benevento. A Benevento è la Coppa Italia. Si vuole arrivare fino in fondo. E eccolo, Mister Spettacolo che inaugura questo nuovo anno con un nuovo paio di scarpe, ma soprattutto un ricco contratto che lo legherà per 6 mesi alla Nike, che gli ha fornito un paio di vistosissimi scarpini blu celeste. Niente male. Questo vedremo se gli permetterà di avere, insomma, un boost anche nelle prestazioni. Eccolo lì, guarda come si sposa bene. Guarda, guarda, ragazzi, pare fatta apposta. Sono dello stesso colore della maglia. Arena, ma come stiamo giocando noi, ragazzi? Maravigner, sì, guarda qui. Mi sa che Nainggolan è ancora sbronzo da Capodanno. Ha funzionato, a quanto pare, la strategia del mister e di Armando di ripulire un po' immagine, tanto che da perfetti bad boy. Oh, 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 chi è questo? Ehi, oh, ok, Meccariello la mette fuori. Sa che brutto passaggio che hai fatto. Simoncini, Simoncini, Simoncini. Io sono un grande colpitore di testa. Stanno a picchiare, posso dirlo. Ha fruttato la strategia, perché non solo adesso l'opinione pubblica è dalla nostra, ma soprattutto ci siamo portati a casa un bel contrattino che magari ci permetterà nelle prossime puntate di fare degli investimenti, no? Quindi diventare anche più ricchi e essere quei player imprenditori, niente male. No, Bomber Simi! Sfonda la porta! Simi! No, ragazzi, pisellone Simi. Si congratula con Simi. Mazza, ha tirato una siusta. Qua Alfonso non può niente, ma si deve svegliare la SPAL, perché bisogna ribaltare un risultato. Spettacolo, Spettacolo, lo lasciano solo. Si ferma Spettacolo. Va bene, Dickman, Dickman, bravo. Fai sti cross orribili. Murgia non ha presa una, raga. Sono 20 partite che Murgia non azzecca una. Se quello di tacco, vabbè. No, ci ho provato in maniera scrupolosa, ma del tutto errata. Ma che fai? Passami questa palla! Sali. Sali, Rajesh. Oh! Signore!
No, Simi! Sono addormentati nella beata speranza. Fate queste in memoria di me. Dai, no, raga, da Simi no. Da Wanko Simi no, dai. Facciamo la difesa a 5. Questa si perde, raga. Questa si perde. Guarda, guarda, guarda lì! Jureskin. 0-2 al primo tempo, raga, brutta vera. Questi sono gli scarpini nuovi. Dai, Moncini. Signore! Rosso, rosso, signore! No, no, signore, rosso questo, eh. Lo devi cacciare. Sotto la doccia, si riapre la partita. Cappellini, fa la cappellata. E forse la devo dire io sta punizione. Fuori Simi, dentro Letizia. Ah, me l'ha presa. Ah, ragazzi, ci abbiamo un tempo. Un tempo per ghermirli e nel buio incatenarli. Ah, però vabbè, guarda come stanno a giocare i miei, oh. No, dai, oh! Man passaggio, Nangolan! Per me stanno giocando in maniera orribile. No, vabbè, ma queste partite non si devono vincere, raga. Queste partite non si devono vincere, poi se ne muovi uno solo proprio è impossibile. Sì, ti ho mandato. Ma che cazzo fai? Ma che fate? Che cosa fate? Bravo, bravo. Oh, dai, vabbè, però non è che non fa un passaggio dritto a metro, E vai, Moncini, va in mezzo. Porca... Dai, vabbè, questa partita si doveva perdere. Si doveva perdere, perdere e perderemo. Dai, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Dai, non è possibile, passaggio dritto per dritto. No, vabbè, dai, ci rinuncio. Sì, vabbè, va, guarda, va. Iniziamo bene l'anno con una sconfitta cocente. Posso dire che sono stato l'unico che ha fatto qualcosa? Si può dire? Abbandoniamo così la Coppa Italia contro un Benevento che sinceramente ha fatto, sì, 2 gol. 2-0. Giocavano pure uno in meno, raga. Moncini l'ho messo in porta. Caciotta. Ora hanno preso però 2 traverse, c'è da dire. No, ma fammi vedere alla fine come stavamo giocando. Con Moncini a destra. No, ma leva sta difesa a 5, stavamo a perdere. Orribili. Rimpianto e scoramento. Lo spogliatoio della spalla. Comunque non è che siamo una squadra destinata a grandi imprese. Però figa. Ma abbiamo il Parma e la possibilità di riprenderci la vetta della classifica. Ci possono stare degli incidenti di percorso. Comunque abbiamo perso 5 partite. Già tanto che stiamo là. Fatemi sapere che ne pensate. Se avete dei suggerimenti, qualche bivio, scrivetemelo sotto nei commenti. Un saluto a tutti amici. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.